Eccoci qua, benvenuti a Reinventore da Beniamino. Oggi reinventiamo l'orologio medievale. L'orologio medievale è una delle meraviglie tecnologiche della sua epoca e è stato cantato dai poeti del suo tempo, soprattutto da Dante, e poi raffigurato nelle opere d'arte come nelle tarsie lignee e negli affreschi sia nel 200, nel 300, nel 400 e nel 500, perché per molti secoli questo tipo di orologio è rimasto l'orologio meccanico principale, il più usato, per cui sia nel piccolo, come in questo oggetto, fatto però in ottone, in bronzo e non con questi materiali di recupero, sia in grande, quindi grandi orologi in ferro, sui campanili e così via. Ogni città ha voluto dotarsi del suo orologio, per cui i maestri orologiai giravano per l'Europa e l'orologio ha cominciato a regolare la vita cittadina. Come funziona questo orologio? Il mondo umanistico e il mondo scientifico erano entrambi scossi da meraviglia e abbagliati da questo orologio. A muovere tutto è il peso sottostante, che possiamo un attimo alzare mangiandoci il filo nel vasetto. Il cuore del meccanismo è questa cannuccia con le palette del gelato e lo stecchino e i pezzetti di scotch. La cannuccia si chiama verga e lo stecchino orizzontale folio o bilanciere, per cui l'orologio è chiamato orologio a verga e folio. Il peso scendendo trascina con sé questa ruota con i denti sporgenti. I denti sporgenti spingono le palette. Se non ci fosse la verga con il folio, scenderebbe molto velocemente il peso. Ma la verga e folio lo rallentano perché il peso deve continuamente spingere le palette. Come spingere per aprire una porta, deve spingere per spostare la paletta e così continuare ad andare. Ma una volta che il dente sopra ha spinto la paletta sopra, subito un dente sotto si trova sbarrata la strada dalla paletta sottostante. Pertanto i denti superiori spingono in questo verso, i denti sottostanti spingono dall'altra parte. E quindi continuamente la verga e folio oscilla avanti e indietro, il moto rotatorio viene trasformato in un moto avanti e indietro. Il moto è continuamente temperato dalla verga e folio. Il peso scende e fa muovere questa prima ruota di un moto regolare, temperato, e si possono aggiungere diversi ingranaggi e ad essi attaccare poi anche lancette e quindi demoltiplicare il moto in moti più lenti, far girare lancette o anche cieli stellati. Jacopo Dondi, nella prima metà del 300, a un orologio di questo tipo attaccò i moti di Mercurio, dei vari pianeti, della Luna. L'orologio medievale è una meraviglia tecnologica del suo tempo. La costruzione di un simile oggetto è istruttiva a ogni età e particolarmente a scuola. Per cui nella scuola media è importante per l'imparare facendo e nella scuola superiore per la fisica
si può usare come attività di laboratorio e fare anche diverse misure su di esso. Infatti l'attività di laboratorio non è fatta solamente della verifica di leggi sperimentali o della misura di costanti universali, ma anche della costruzione di dispositivi, per esempio la costruzione e calibrazione di un orologio medievale. Questo è il meccanismo di funzionamento, il cuore dell'orologio. Come vedete è molto semplice, c'è lo stecchino, quest'asta orizzontale che viene fatta ruotare trascinata dal peso che cade. Si può usare come telaio alcuni pezzi del meccano, oppure anche una scatola, per esempio una scatola di pasta asciutta o una scatola di scarpe può andare bene allo scopo. L'importante è che quest'asta possa ruotare liberamente. Si attacca una ruota e il numero dei denti deve essere dispari, altrimenti il dente sopra e un dente sotto, se il numero dei denti fosse pari sarebbe simmetrico, si incastrerebbero e non potrebbero alternarsi nello spingere le palette. Per esempio, i denti in questo caso sono 5. Il peso, quindi scendendo, attaccato al filo, tira e trascina con sé, nel suo moto rotatorio, l'asse, l'albero con la ruota dentata. I denti della ruota dentata spingono le palette. Quando un dente è scappato e la paletta è stata spinta via, poi la paletta urta il dente da basso e frena il moto della ruota, quindi la paletta spinge e tira il filo frenando la caduta del peso. Quindi prima il peso tira e con il dente spinge la paletta, poi la paletta spinge il dente e tira il peso. È proprio questo aspetto dell'orologio che viene usato da Dante per descriverlo nella Divina Commedia. Dante scrive nel Paradiso: «Indi, come orologio che ne chiami, nell'ora che la sposa di Dio surge, a mattinar lo sposo perché l'ami, che l'una parte e l'altra tira e urge, che l'una parte e l'altra tira e urge», quindi in un verso solo Dante descrive questo orologio. Una parte e l'altra, il peso, la ruota, le palette, una parte e l'altra tira e spinge. Prima il peso tira e spinge le palette, poi le palette spingono e tirano il peso. Questo orologio è conosciuto anche da Galileo. Sarà Galileo, infatti, nella prima metà del 600 a intuire il successivo balzo tecnologico, ossia l'orologio a pendolo. E Galileo, nel suo corso sulla meccanica che teneva all'Università di Padova da giovane professore, illustra un principio di funzionamento delle macchine che possiamo applicare anche a questo orologio, un principio di funzionamento molto generale, ci può aiutare a risolvere una domanda. La domanda infatti è: perché quando vediamo la verga e folio muoversi così rapidamente mentre il peso scende lentamente e sembra che quindi che la cosa si muova da sola, perché una cosa che si muove velocemente è in realtà spinta da una cosa che si muove lentamente, e questo ci meraviglia. Il corso di meccanica vuol dire appunto studio dei meccanismi, delle leggi della meccanica. Le leggi della meccanica sono le leggi del moto dei corpi, quindi del moto delle palle di cannone, ma anche del moto delle carrucole e degli orologi. La prima cosa che Galileo espone nel suo corso è la leva, ed egli la utilizza da base per tutti gli altri meccanismi che va a analizzare. Conosciamo la leva. Possiamo per esempio attaccare due pesi, le due parti della leva sono dette i bracci, un braccio è questo, un altro braccio della leva è questo. In questo caso potremmo sospendere ai due bracci della leva pesi diversi, uno più pesante da questa parte e uno più leggero dall'altra. Il rapporto della lunghezza dei bracci uguale al rapporto, per esempio, dei pesi che io ci posso attaccare, ma anche delle distanze che si percorrono. Da questa parte si muove di poco,
dall'altra parte si muove di tanto. Da questa parte si muove lentamente, piano, dall'altra parte si muove velocemente, veloce. Quindi il rapporto tra le lunghezze dei bracci mi dà anche il rapporto tra gli spazi percorsi o tra le velocità delle due estremità della leva. Galileo dice che tutte le macchine sono sistemi di leve. La leva quindi è la macchina più semplice, le macchine anche le più complesse non sono altro che tante leve combinate insieme. Questo orologio non fa eccezione. Lo stecchino con la ruota dentata costituiscono una leva. Il diametro dello stecchino è un braccio, il diametro della ruota di cartone è un altro braccio, per cui il filo si srotola lentamente, ma il dente sulla ruota all'estremità si muove rapidamente. Anche il dente che spinge la paletta è una leva. E così via. Se aggiungo altri ingranaggi, anch'essi sono leve e il rapporto dei denti equivale al rapporto delle due braccia della leva. La costruzione di questo dispositivo è molto interessante anche nella scuola superiore. Esso incorpora un po' tutti gli argomenti di meccanica dei primi anni del liceo o dell'istituto tecnico. Per cui, diciamo, si possono fare degli esercizi che ci descrivono il rapporto tra il peso, la distanza di questi pesi, il diametro della ruota, tutte queste grandezze entrano dentro nella formula del tempo che batte questo orologio. E possiamo verificare la regolarità del tempo marcando con una X un dentino e cronometrando la durata di un giro. Tac! Può essere che se i denti sono un po' storti, non tutti i battiti siano regolari tra di loro, ma ogni giro dovrebbe essere uguale. Se avviciniamo tra di loro gli scotch, l'orologio andrà più velocemente e così via. Se avviciniamo gli scotch, ci sarà il famoso effetto ballerina che quando raggruppa le braccia verso il corpo, tira a sé le braccia verso il corpo, gira su se stessa più velocemente. È una grandezza chiamata il momento di inerzia. E così tutti, diciamo, tutti gli argomenti della meccanica, il moto circolare, il moto uniforme, il moto accelerato, il moto armonico, sono incorporate, il corpo rigido, sono incorporate in questo orologio. Anche lo studio degli errori è molto importante. Ora aggiungiamo la lancetta, per così dire, dell'orologio. Dall'altra parte c'è la mostra o quadrante e aggiungiamo la lancetta. Il numero dei denti, il rapporto tra il numero dei denti ci dirà il numero dei giri. Qui abbiamo 4 denti, qui ne abbiamo 32, per cui ogni 8 giri dell'albero ci sarà un giro, dell'albero diciamo attaccato al filo, ci sarà un giro di questo albero grande, quindi la velocità di questo stecchino è 8 volte più piccola della velocità di quest'altro stecchino e così via, si possono aggiungere tanti altri alberi. È a questo rapporto tra le velocità diverse dei cerchi, delle ruote dentate, che si riferisce Dante in un altro passo del Paradiso. E come cerchi in tempra d'orioli si gira sì. Potete trovare approfondimenti di carattere storico,
esercizi di fisica e di matematica legati all'orologio o schemi per la costruzione sul sito www.reinventore.it. Ora lo mettiamo in moto, ogni tanto si inceppa e vi salutiamo.